Ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, in molti avete notato che per qualche settimana non ho fatto più video. Siccome non avevo tanta ispirazione, mi sono preso una piccola pausa. Piccola si fa per dire. Allora, oggi sono tornato. Avete notato queste cose che possono sembrare dei baffi di gatto, in realtà no, sono qui quei cosi che fanno i soldati in guerra, che si fanno così, e niente. Perché oggi voglio parlare di un argomento un po' di sopravvivenza, ovvero oggi vi voglio far vedere un mio kit per sopravvivere a un apocalisse zombie. O insomma a un apocalisse delle catastrofi nucleari, non nucleari, eccetera. Allora, innanzitutto parto con questo zaino qua, bello pesante, della Quechua, come cavolo si dica, e già da fuori si vede che è pieno zeppo di cose. Ma noi apriamolo subito. Allora, parto innanzitutto con questo, che è un orologio, uno smartwatch, con il polsino militare, per mimetizzarsi al meglio. Poi il problema dell'apocalisse è che, oltre a animali, ci dobbiamo difendere anche da esseri umani, perché se qualcuno ti può anche entrare nel tuo territorio, in una tua capanna che ti sei costruita, e rubarti le razioni, il cibo, insomma, fare tanti atti vandalici. Quindi, cominciamo. Partiamo subito da questa, ovvero la bussolina che c'era anche nel kit di sopravvivenza. La bussolina, questa qua è perfetta, ragazzi. E anche brilla al buio, tutte queste cose qua varie, e basta, va bene. Poi c'è una cosa fondamentale, il disinfettante, perché se degli animali ci attaccano o ci feriamo, il disinfettante ci curerà. Non dobbiamo soffrire, ci dobbiamo curare. Poi ho anche qua questo, io non cito la violenza, ve lo dico, io non dico dovevamo fare violenza, no. Abbiamo questo coltellino qua, io ve lo dico, non sto qui a citare la violenza. Questo qua è solo un modellino, questo coltellino qua con la lametta curva, un po' per tagliare dei rametti o per cacciare degli animali, è perfetto. Voi però state sempre attenti a usare queste cose che... Anzi, lo chiudo. Perfetto. Che poi la cosa bella è che anche qua ho un buchino per legarci qualcosa. Insomma, ci può stare. Poi abbiamo una bottiglia d'acqua. Ovviamente io, se dovesse capitare un apocalisse, mi porterei molto di più. Però una bottiglia d'acqua è utile. Voi moltiplicatela per 10 bottiglie. Poi abbiamo la taschina davanti. Un martellino. Questo qui, che è anche il levachiodi, per fare boom. Servirà per fare una tenda, per farci una tenda, una capanna, insomma. O per costruirci una recinzione, chi lo sa. Poi abbiamo questo, ovvero un accendino che adesso provo ad accendervi se ce la faccio. Eccolo, il fuoco. È utile, molto utile. Abbiamo una torcia, che non si capirà per niente, però è molto potente. E, ok. Poi ho dei cerotti trasparenti per curarci. Oltre al disinfettante abbiamo anche i cerotti per tappare le nostre ferite. Poi, finito anche qua. Passiamo qua dentro, abbiamo un sacchettino di pile, di batterie, perché se la torcia si dovesse scaricare o se trovo dei vecchi dispositivi, tipo se in giro trovo una vecchia radio o trovo un qualcosa, con le pile potremo alimentarla e riuscire a comunicare con altre persone. Poi queste qua sono quasi tutte funzionanti, quindi. Poi ovviamente, come ogni kit che si rispetti, ci serve la corda, se dobbiamo, ovviamente non per impiccarci, quello lì proprio solo in caso di disperazione, proprio al massimo livello, servirà per legare degli animali, se dobbiamo fare delle trappole, insomma una corda molto lunga, oppure se dobbiamo usarla come
farci una specie di corda da Tarzan serve. Poi ho questo che vi volevo far vedere. Ho usato una scatola degli schifigol, una roba del genere, in alluminio, bella resistente, con dentro un kit medico. Dentro c'è dei cerotti, altri cerotti che resistono all'acqua. Poi c'è, abbiamo anche una pinzetta, perché è utilissima la pinzetta se ci rimane una scheggia intrappolata nel corpo e dobbiamo levarcela, oppure se ci dobbiamo, se abbiamo un proiettile, come fa bene. Poi abbiamo un gel igienizzante, perché se ci dobbiamo magari lavare le mani, usare il disinfettante, non è il massimo, se meglio il gel. Poi 3 cotton fioc per pulirsi, non si sa mai, utili, cotton fioc utili. E poi una forbice medica con la lama così, per se ci dobbiamo tagliare, se dobbiamo tagliarci i capelli, insomma, per non avere i pidocchi, oppure se dobbiamo tagliare delle cose, è utile la forbice. Ho messo tutto qua dentro. Perfetto. Poi abbiamo quasi finito, perché abbiamo anche una fionda per cacciare. La fionda è utilissima, ragazzi. Questa qua poi con la volpe, così, molto bella. Per cacciare degli animali o anche delle persone, se dobbiamo tenere lontano delle persone o degli zombie. Soprattutto parliamo anche di zombie, ragazzi. Se incontrate uno zombie, avete un'arma, puntate sempre alla testa, al cervello, puntate qua, o qua dietro. Perché, certo che faccio proprio ridere a parlare seriamente con sti baffi, però vabbè. È potente, usate. E in più, volendo, potremmo usare anche delle pile come proiettili per la fionda, perché comunque sono piccoline, sono pesanti e sono potenti. E nulla. Poi abbiamo ovviamente 2 robine di cibo, e io, perché non ci sta tutta una dispensa qua dentro, una scatolettina di tonno e questi qua che sono dei gusti assortiti, sono praticamente degli sciroppini da mangiare come snack. Poi ovviamente se dobbiamo cacciare anche degli animali, sono utilissimi. Poi mi sa che c'è qualcos'altro, controllo. Ah sì, coltellino svizzero, perché uno ha non una ma ben 2 lame. Poi dentro uno stuzzicadenti di plastica, poi ai cavatappi, ha un altro cavatappi, poi una cosa che mi piace, che ha un cacciavite. Quindi se troviamo tipo dei pezzi di una macchina vecchia che ha fatto un incidente, o ci servono dei pezzi per costruire delle cose, non dobbiamo usare proprio tutto a mani nude, usiamo un cacciavite, siamo nel 2021, le cose ce le abbiamo. Poi, allora lo zaino sembra vuoto, e poi qua dietro anche questi, che per soffici, per anche usarli come cuscino, ho una cosa, una lancia. Io questa lancia l'ho fatta con un bastone di bambù, molto bella. Ci ho legato anche un filettino di spago, è molto bella. Servirà per cacciare anche da distanza. Quindi ragazzi, io dico, mi raccomando, fate attenzione con le armi. Ma se incontrate anche zombie, perché parliamo anche di apocalisse zombie, puntate sempre alla testa, al cervello, perché uno zombie li potete anche pugnalare 6.000 volte qua la milza, che è l'organo più debole, che è un colpo secco e ciao, però uno zombie non ha sangue nel corpo, quindi è pallido, molto pallido, è un verde pallido, è questo verde qua di questa scatola, però un po' più pallido. Quindi potete anche a uno zombie, anche se con la fionda, li potete colpirlo 100 volte anche alle parti basse, se è maschio o femmina, sempre, ma lui non sentirà nulla. Quindi voi, anche se avete una pistola, i più adulti hanno una pistola, voi cercate sempre di puntare alla testa, perché la testa dal cervello è l'unico organo funzionante dello zombie. Ricordiamoci che sono morti viventi,
Quindi, nulla ragazzi. Il video finisce qua, da questo bel salottino, tutto bello comodo. Queste sono tutte le cose che possono servire per la sopravvivenza in un'apocalisse. Usatele se dovesse arrivare un'apocalisse. Poi una cosa che mi piace di questa torcia è che qua ha delle finiture che secondo me con un colpo puoi anche rompere un vetro. È vero, potete usare anche tipo cose come questo con coltello da caccia, potete usare queste parti qua in basso per spaccare dei vetri. Io tipo ho preso un martello per fare un pum, un bel colpo secco e spaccare un vetro. Quindi niente ragazzi, il video finisce qui. Mettete like, iscrivetevi, vi ringrazio per i 60 ragazzi, i 60, ma vi rendete conto quanti sono? Mettiamoli in fila, 60 persone, tantissime, per me sono tantissime, per YouTube saranno nulla, saranno una briciola di pane, ma per me sono tante. Vi approfitto per dirvi, adesso sono contento perché non si sono sentiti versi di tortore, perché delle tortore mi hanno fatto un nido qua sopra il gazebo, mi hanno fatto un piccolo nido. Io ovviamente non lo tocco perché mi sono felicissimo, ho chiesto anche a mia mamma se i piccoli che faranno se li potremo tenere, non lo so, questo non lo so, ma se li teniamo farò dei video. Meno male che non si sono sentiti, però sono contento di questo perché sono molto legato alla natura e soprattutto non mi piace ammazzare animali, è brutto. Ammazzare animali solo in caso estremo che dovete cacciare. E niente ragazzi, io vi saluto, da me il mio kit e tutto, vi saluto, ci vediamo la prossima volta, ciao. Grazie per i 60 raga.